Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo primo episodio di questa nuovissima serie, la serie su Slime Rancher. Non diamoci troppo in chiacchiere, iniziamo subito, vi spiegherò con calma un po' le dinamiche del gioco. Il mondo si chiamerà il mondo perfetto perché, modestamente. Poi come avatar, chi ci si mette? Ci si mette... ce lo so io. Che c'è qui? Acqua, polli. Boh, vada, bello, brutto, me la fa menafria questo. Vai. Perfetto. Ok, ragazzi. È il nostro momento. Ta-ta-ta, mille anni luce lontani dalla Terra, un pianeta conosciuto come il lontano, Ok. Berixel, questa io non lo so io. Ok, sì. Ci siamo. Perfetto. Allora, qua noi abbiamo 250 monete. Qua ci sono molti slime, moltissimi, che noi potremo prendere e noi gli diamo del cibo e cagano e noi vendiamo la loro merda, esattamente, una cosa bruttissima da dire, ma 14 tipo la cacca rosa. È un po' un controsenso, però ragazzi. Oh, andiamo buaiolo. Ora andiamo subito a caccia di slime. Io quelli rosa non li prenderei perché sono i meno rari e inoltre, cioè, la loro merda non va. No, non vi mangiate tutti. Cagoni di merda, andate a cacare. Non lo voglio il rosa. Le. Ma te che budrioli. Ciccio bombi. Dammi sta carota. Niente, ritorna. Merda, la voglio. Allora, qui c'è un poco fruit. Andiamo avanti. Sì, carote. Così ne abbiamo 18. Io, raga, in precedenza ho già giocato a questo gioco. Mi piaceva da morire. Poi, vabbè, ho smesso. Non... Ma da allora hanno fatto una quantità di aggiornamenti incredibili. Ok, qua. Gli slime blu sono rari perché si trasformano subito. No, ecco, vedete? Quando uno slime mangia la cacca di un altro slime, si uniscono. Diciamo che cioè, non li posso aspirare, vedete? Li tengo così, devo tenerli così e li butto in mare. Che mamma mia. Poi ci sono gli slime gatto. La cacca di gatto vale molto, ma sono già pieno. Ok. Prendiamogli la cacchetta. Bella roba. Abbiamo un bel po' di roba. Ragazzi, guardate, laggiù c'è un gordo slime. In poche parole, sono slime molto grandi che bisogna dargli da mangiare noi finché non esplodono, ok? Quindi dovrei già averne abbastanza, eh? Ora io non vorrei boccare, perché se bocco un video che fa... Le! Andiamo da questo ciccione. Ok, gli si dà questi, i Pogo Fruit. Gli ci dovrebbero volere 30, se non mi sbaglio. Ok, sì. E scoppia. No, mi serve a me questo Pogo Fruit. La Slime Key. Allora, le Slime Key ci servono per accedere a nuove aree del mondo. Ok, e sono molto, possono essere utili come non servire a un cazzo. Allora, abbiamo trovato tipo 60 dollari.
Ma merda. E qui un poco. Allora. Là c'è una verdura molto rara, la vorrei andare a prendere, ma non so se ci riesco adesso. No, 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 seccato, ragazzi, seccato. Un video che fa? Meglio un sapello. Eccoci. Che ha fatto te? Bucaiolo di merda, che ha fatto te? Lea tiracoglioni. Oh, adesso posso prendere anche altre carote perché le ho date al ciccione. Ok, per andare là che c'è quella verdura rara, dovremmo saltare da queste parti, ma non so dove. Non qua, vero? Ho paura di fare una finaccia. Ah! Sì. Ma vorrei salire qua sopra. Raga. Ok. O sarta, buaiolo. Oh, sono troppo forte. No, 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 no! Dai, zitti, zitti. Sì! Ce n'è, dai, arriva, vieni. Perfetto. Torniamo a casa perché io tengo la mia vita. Vendiamo tutte queste cacchine che abbiamo, cacchine rosa, perché noi siamo persone chic. Non ascoltate le storie incoglionite a destra perché gli è inglese, io diciamo che l'inglese tralasciamo. Le sordi, guaioli. Allora. Io, no. Ok, mettiamoli tutti qui. E gliene do due. Due perché una la coltivo. Te, che cazzo vuoi? No, raga, io non... L'importante è che muoiano. Ok, plot market. Perfetto. Quindi andiamo qua. Costruiamo un garden. Compra. Va. Non ci metto nulla però. Coltiviamo le heartbeat. E così così poi ha un doppio. Allora, ok, qui per caso, no, qua ci verranno degli scambi che se noi forniamo a questa zoccola delle cose, ci danno altre cose. Allora, aspettate, mi è arrivato un messaggio da G. No, scherzo, RS. Ok. Maremma, buaiola. Però questa verdura gliela butta tutta. E io andrei un po' più a Signa. Andiamo, buaiola. Le. No, ma io gli slime rosa. Via. Proprio cavatevi. Sciola! Che foccanestro 10 euro. È una botta. Allora, qui che c'è? Allora, ti pigli jetpack? Oppure il tank booster? Forse è meglio il jetpack? No, adesso all'inizio del gioco non ci serve il jetpack. Voi mangiate e cacatene. Mentre noi si va a caccia. Come veri uomini. C'hanno frutti pronti e non me l'hanno mangiati, godo. I fosforo slime. Vieni. Le. Sono molto belli da vedere.
Perfetto. Ok, altri pogo fruit. Cacca. E let's go. Fosfor slime. No, però raga, io voglio il rock slime che non è ancora trasformato. Oddio, quante carote! O non mangiare, accidenti alle tue corna. Questo rumore vuol dire che c'è un tar. Quando uno slime trasformato mangia un'altra cacca di slime diversa. Cioè, è bruttissimo. Eccolo. Vieni, vieni. Oh, dove vai? Vi voglio salvare la vita. Ok, dovrei averli tolti tutti. Sì, perfetto. Qui pogo fruit. Perfetto, venite a me. Io lo dico, ragazzi, se ne viene un altro di tar, cioè, va attaccate. Ho visto un fosforo. È mio. Mio. Non mangerai altra cacchina. Ok. Ok, qua ragazzi c'è la nuova, nuova, ancora più nuova. Zo. Parlo a un fottuto muro. Direi che possiamo andarcene. Anche se qua ci sono le Stony Hen, che sono il cibo preferito degli slime gatto. Ok. Andiamo a caserella. Sperando che non sia successo nulla, perché sennò davvero mi sparano i coglioni. No, ora via, non esageriamo. Però mi scoccia. Un altro. Le. Dovremmo sbloccare la grotta, eh? Perché dovete sapere che i fosforo slime, gli slime di fosforo, non campano all'aria aperta, cioè di giorno, ma only the night. Sicché è un po' è merda, perché sì, è merda. O mangiate. Non avevo fame. Io ragazzi gli do tutte le verdure a posto, perché loro mangiano solo verdure. Infatti se noi facciamo così, andiamo su Slimepedia, Slimes, Rock Slime, mangia solo verdure sto cornuto, sicché mi sta un po' sulle palle. E ora i fosfor. Quindi ragazzi, dormiamo, io direi di andare a nanna. E di svegliarci come si dorme veloce qui, eh? Ok, ragazzi. Vendiamo solo tutti i cagherelli. Avete mangiato e cacato? Bravi! Neanche tanto, però. Dai, vi lascio un minuto. 24 cacche. Quando si dice giornata di merda, ecco cosa si intende. Vediamo quanti soldi ci facciamo. Oh, e la mamma mia. Niente Mario. Già, niente male. Prendiamo tutte queste heartbeat. Ok. E adesso ci possiamo salutare. Ragazzi, a me piace portare questa serie, tutto sommato, a me piace Slime Rancher, quindi beh, è scontato. Ditemi se anche a voi piace. Nulla, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao!